Buongiorno a tutti, sono appena uscito di casa, prendo lisci gli scarponi e vado a sciare. Direi che questa notte ha fatto particolarmente freddo, la macchina è tutta ghiacciata. Avevo lasciato una bottiglia d'acqua in macchina, guardate un po', è completamente ghiacciata. Sono le 8:30, sono già sugli impianti, in realtà aprivano alle 8. Io volevo arrivare proprio all'apertura, vabbè, ho fatto un pochino più tardi. Comunque guardate già che vista. E soprattutto non c'è ancora nessuno sulle piste. Wow, che giornata oggi, ragazzi. Davvero tanta roba. Come vedete, c'è ancora poca gente. Ho preso la seggiovia che parte dal rifugio Costaccia. Per chi è esperto di Livigno saprà sicuramente cos'è. Mi farò un po' di piste qua e poi pensavo di spostarmi verso il Carosello 3000. Neve bellissima. Adesso si sta riempendo di gente, più o meno, però si sta ancora molto bene. Laggiù c'è l'elicottero, potrebbe essere anche l'elicottero che prende chi va a fare fuori pista quando vengono organizzate, diciamo, queste cose. Comunque, che figata, ragazzi, una figata assurda. Adesso ho appena fatto il video a un gatto delle nevi, in cui dentro hanno, diciamo, creato un bar e niente. Comunque, Carosello 3000, giornata pazzesca. Ok, finalmente si mangia, ravioli di asparagi e birretta. In realtà è la seconda, ne avevo già presa una prima. Comunque, mi sono fermato circa un'oretta fa qua al Carosello 3000, al rifugio, perché non mi sentivo tanto bene. Più che altro avevo caldissimo, forse mi sono vestito troppo pesante. Poi ho preso la cabina via che porta, diciamo, da Livigno al Carosello, perché ero sceso giù sciando e poi sono risalito su, ed è chiusa e io sono stato un po' male. Perché c'era troppo caldo, allora poi ho deciso di fermarmi, sono seduto, ho preso una brioche visto che non era ancora l'ora di pranzo e non era ancora pronto, non c'era ancora nulla da mangiare, e una birra. Poi ho finito quelle, dopo una mezz'oretta mi sono preso da mangiare per il pranzo e un'altra birretta. Adesso mi sono un po' ripreso. Vi volevo un po' aggiornare sulla situazione. Allora, vabbè, dopo essermi fermato a pranzo, adesso ho riniziato a sciare, ovviamente. Ci sono meno persone perché, vabbè, è l'orario di pranzo, quindi sono tutti a mangiare. Purtroppo la neve, visto che ha fatto molto caldo, è già un po' molla, non è il massimo. Comunque adesso cerco delle piste che siano ancora in discrete condizioni. Dal Carosello mi sono rispostato, verso il rifugio La Costaccia. Per chi conosce Livigno sa di cosa parlo, per gli altri, vabbè, ok. E niente, adesso scio un po' qua in questa zona. E niente, vi volevo fare un po' di video mentre scio, però purtroppo ho dei problemi con l'attacco della GoPro, sul casco, quindi per oggi niente. Magari se riesco a risolvere domani, vediamo un attimo, perché purtroppo gli attacchi che ho portato non sono tantissimi. Comunque è una bellissima giornata e come vedete davvero c'è il sole e si sta benissimo. Oh,
Sono andato a bere un prosecco perché avevo sete, volevo fare un aperitivo veloce. E adesso niente, sono le 3 e un quarto, ho ancora circa 2 orette per poter sciare, anche se la neve non è bellissima, perché in alcuni punti è ghiacciata, in alcuni punti è molla, non si scia benissimo. Però comunque ci sta ed è normale che a fine giornata non sia nulla di che, ma si va ancora bene, quindi non c'è nessun problema. E comunque io vorrei arrivare fino alla fine senza problemi. Quindi fino a che non chiudono gli impianti io vorrei continuare a sciare, anche se la neve peggiorerà, è uguale. Là ci sarebbe il lago di Livigno, che in realtà vabbè, adesso è ghiacciato e innevato. Come vedete, hanno fatto diciamo delle piste per le motoslitte, sia nel lago e sia in questa zona. In realtà nel lago forse c'è sempre stata questa esperienza di utilizzare le motoslitte d'inverno, mentre in questa zona qua a destra penso che sia nuova. Non vorrei dire delle cose errate. E niente. Bisogna dire che a Livigno riescono comunque a valorizzare qualsiasi cosa, perché in estate il lago è bellissimo, d'inverno hanno trovato il modo comunque di fare qualcosa di particolare e di divertente, come ieri ad esempio sono andato a vedere la pista in cui giravano Lamborghini, Ferrari e Porsche, quindi davvero Livigno tanta roba, sono bravissimi a fare turismo e a creare cose interessanti e divertenti e anche particolari. Ho appena fatto questa pista nera che adesso che diciamo è andato via il sole, si è un po' ghiacciata ed è davvero tanta roba. E niente. Gang. Sono le 4 e mezza, quindi queste saranno le ultime piste che farò. Se non sbaglio, gli impianti chiudono alle 17, quindi alle 5. Come vedete, c'è ancora un po' di gente, ma il sole è andato via. È rimasto dall'altra parte di Livigno, e laggiù, diciamo, quella zona sciistica si chiama Mottolino. E ovviamente fa parte di Livigno, lo stesso Ski Pass. Direi che questa è ufficialmente l'ultima pista. Come vedete, aspettate che vi faccio vedere. Come vedete, questa seggiovia la stanno chiudendo, stanno sistemando tutte le seggiovie. Questa è ancora aperta, ma chiude alle 17 e non riesco a tornare più in tempo.